74 anni di sacerdozio, di cui ben 34 come rettore del santuario di Canneto. Quello di mercoledì è stato il giorno dell'addio a Monsignor Dionigi Antonelli, scomparso all'età di 99 anni. Le esequie sono state celebrate proprio presso il santuario di Canneto. Qui gli è stato dato l'ultimo omaggio. In tanti hanno voluto salutare quella che è stata per decenni una guida per tanti fedeli. Il vescovo della diocesi di Sora Cassino, qui nel Pontecorvo, Monsignor Gerardo Antonazzo, lo ha voluto ricordare così. Ogni lutto segna sempre un distacco che umanamente fa soffrire. Don Dionigi ci lascia una eredità davvero preziosa e ricca sotto l'aspetto umano, spirituale, culturale, teologico. E di una ricchezza incomparabile anche la sua produzione letteraria, molto attento, criticamente e scientificamente documentato sulla storia di tante comunità a livello religioso, a livello delle origini, a livello della evoluzione sociale. Nei suoi scritti troviamo davvero una mappatura interessante e necessaria, direi, per la conoscenza e ulteriormente sviluppare anche questa realtà delle nostre comunità grazie ai suoi scritti, proprio perché ha indagato in modo molto oculato e attento la vita delle nostre comunità. La sua presenza è stata per noi un arricchimento continuo. Ascoltarlo e leggerlo è stato sempre un motivo di erudizione, di esplorazione di tanti aspetti a cui lui ha dedicato pagine, ore, giorni e anni della sua vita. La gratitudine è di tutto il territorio, non solo della Chiesa diocesana, di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo.